E questa Soledad, New York. Sognavo da una vita di farlo. Mi sveglio la mattina e tu sei qui vicino. Come? Good morning. Siamo a New York. Benvenuti, benvenuti. Super like per il mio video a New York. Ragazzi, mi dovete bombardare di like. E vi farò tanti video vlog qui da New York. E è fantastico. Non ho parole. Fa freddo. Fa molto freddo. Ma è talmente stupendo che il freddo non lo senti. Abbiamo fatto sì, una colazione stupenda. Adesso vi metto i filmati della colazione che abbiamo fatto. Colazione americana con uova, prosciutto e toast, pancake con cioccolato e sciroppo di come si chiama questo che mettono loro, eccolo qua, il vabbè non mi viene il nome, cappuccino e mio amore e anche questo, sì, abbiamo molta fame. Com'è? E adesso stiamo un po' girando perché sì, vogliamo andare ai mercatini di Natale oggi e a Central Park nell'attesa che vengano i nostri amici, poiché praticamente c'è stato un piccolo imprevisto ovviamente di percorso. Perché noi ci abbiamo questa volta non a noi, anche se comunque ci riguarda, perché ovviamente tenendo a, comunque agli amici e comunque avendo organizzato questo viaggio insieme siamo rimasti male anche noi. Praticamente gli è saltato il volo, sono rimasta a Roma una notte e quindi adesso stasera ci raggiungeranno, sono troppo felice, non vedo l'ora e ci divertiremo un sacco, dobbiamo prenotare tutte le escursioni e andremo a vedere le luci di Natale, vero amore, di tutte le ville di New York. Poi voglio andare dappertutto, oh mio Dio, sono troppo felice di essere qui. Amore, scegli il regalo per Natale. Che bello, sì, allora praticamente io e Dario ci siamo fatti i regali di Natale perché abbiamo deciso di farli qui a New York. Sì. E quindi oggi, perché oggi è 20? Oggi è 23. Oggi è 23, voi vedrete questi vlog con un po' di ritardo, ma ci faremo regali qui a New York. Ragazzi, vi giuro, è la cosa più bella che io abbia mai visto. New York è stupenda. Non ci sono parole, ci dovete venire. Vero amore? Sì. Yeah! Invitateci, chi viene, invitateci. Sì. Adoro. Polizia a cavallo. Molto buono. Da mangiare, amore? Quello che abbiamo noi su Carina Shop alla vaniglia di aviario è più buono, ti giuro. Che non è fortissimo il profumo. Però è bello. Siamo nei mercatini di Natale, qui è stupendo, ragazze. E guardate qua, stiamo scegliendo un pupazzetto per pupi, vero amore? La prima cosa che compro sempre un pupazzetto per pupi. Questo è bellissimo. Ed è a, a biscottina. Allora ce ne sono un sacco, guarda questo che è tipo a cupcake, la ciambellina, sono troppo belli, biscottino, c'è anche l'avocado, no vabbè, sono stupendi. Che bello, un albero gigante, ragazzi guardate che meraviglia, vi giuro, poi una cosa è ad esserci, una cosa a farvelo vedere. Amore, saluta, amore, saluta tutti i tuoi follower, ciao. Che meraviglia, che meraviglia ragazzi, guardate qua, pista di pattinaggio, vi giuro, questa è la città della felicità. Vero amore mio? Sì ragazzi, devo dire a noi. Troppo bello, vi giuro. Ragazzi, qua hanno già di film, mamma ha perso l'aereo. Sì amore. Sono troppo felice, non voglio tornare più. Ragazzi, una cosa stupenda.
un'azienda che amo, che c'è a Londra e ho trovato anche qua a New York. Treta Manger e Wu Food, che è di fronte, dove ve lo faccio vedere, c'ha tantissime cose sane e buonissime, tipo questi toast integrali, il tipo piadine, guardate questo insalatone, guardate questo con il salmone, il riso, cioè vi giuro è fantastico, anche come ispirazione poi per farle a casa, le insalatone, vedete, con l'avocado, il pollo, e poi ci sono tutte le salsine per mettere, perfino le uova sode, guardate, cioè è meraviglioso, la quinoa, è meraviglioso. Sono anche tanti panini buoni, però vedete, sempre sani, fatti in modo molto naturale, io adoro. E ci sono anche questi, che sono gli yogurt, vedete, con l'amarena, l'avena, questo si chiama Preta Manger. Se venite a New York, anche a Londra c'è, è stupendo. Grazie, siamo sulla Fifth Avenue, yeah, oh yeah, qua siamo dove c'è Six and City. Amore, io sono già diventata americana e voglio vivere a New York. Qui è bellissimo, ragazzi. Tra l'altro, ragazzi, non vi abbiamo raccontato la sventura, oh mio Dio, è successa ieri, poiché praticamente non solo il nostro aereo, vero amore, ha fatto ritardo di un'ora e mezza, ma praticamente è successa una cosa che io ho il terrore, avevo sempre il terrore, mi è successa. Cioè che praticamente l'aereo è rimasto fermo e non ci faceva uscire, siamo rimasti bloccati in aereo, tipo in ostaggio, per tipo un'ora, vi giuro, io stavo morendo. Cioè pensate, l'aereo è arrivato, poiché il parcheggio era occupato, non si è capito, vi giuro il terrore, perché poi immaginate dove dopo 15 ore più o meno di viaggio, perché noi siamo andati a Roma e da Roma abbiamo preso l'aereo per New York. Praticamente è stata sventura e quindi vi giuro è stato bruttissimo, io ero terrorizzata. Chiaramente poi ci hanno fatto scendere e ci hanno spiegato che era sta cosa, però vabbè, è stato bruttissimo, anche perché eravamo distrutti. Io sono ancora stanchissima perché abbiamo ancora sta cosa del fuso orario, perché adesso quindi siamo 6 ore prima, comunque vabbè è un casino, e quindi ci dobbiamo ancora avventare. Ho praticamente gli occhi che si chiudono, infatti sono stanchissima. E niente, ciao a tutti i miei gioielli Carlita Jewelry, anche a New York. Guardate qua tutti i cornini che mi portano fortuna, e speriamo che mi portino tanta fortuna, perché ci sono sempre mille sfighe. Ragazzi, faccio vedere un pochino delle cose che mi sono portata. Ovviamente tutto by Carlita Shop, per me gli indispensabili, è tutto in formato piccolino da viaggio, la crema contorno occhi questa di Apiarium che vi consiglio sempre, ottima contro le occhiaie e le rughette. Per il viso mi sono portata questa qua, anti-age, che la adoro, è molto nutriente, estende le rughette, è anche molto illuminante, quindi è buona, poi subito si asciuga, quindi non unge la pelle. Poi il deodorante, questo lo sapete, di Alchemilla, che lo amo, piccolo, costa poco, buono. Il dentifricio sbiancante all'aloe vera. Come bagno doccia mi sono portata questo qua, è molto buono, carota e vaniglia, ve lo consiglio, di Saponaria. E questo qua costa veramente poco. Comunque vi metto casomai nel box informazione il link di tutti questi prodotti. Poi 800 miliardi di burro cacao, guardate, oh mio Dio. Allora, questo alla propoli è buonissimo, poi c'è questo al melograno, anche molto buono, e questo è volumizzante, menta e aloe vera. Comunque io li amo, il burro cacao. E c'è la sezione su caritashop.com burro cacao e balsamo labbra, dove trovate tutti i miei preferiti. Poi per struccarmi questo qua, questo è un face wash creamy, quindi in crema all'aloe vera, molto molto buono, è uno struccante cremoso che si usa direttamente con le mani, quindi molto pratico e strucca tutto, sia dal viso che dagli occhi. Poi per i capelli mi sono portata i mitici cristalli liquidi bio con lo spray anticrispo, ovviamente lo sapete, accoppiata vincente. E poi mi sono portata questo burrone corpo al cioccolato, adoro. La cosa bella di questo è che idrata tantissimo e multiuso, quindi lo uso sulle mani, sul corpo, a volte anche sul viso quando la pelle è secca. Non unge la pelle, quindi è tipo
molto molto denso, quindi non unge, si assorbe in fretta ma idrata un sacco e profuma di cioccolato, quindi adoro. Poi questa pochettina con tutte le mini taglie, questa anche è fantastica, non so se l'abbiamo ancora perché è andata a ruba, quindi andate a vedere. Questa è una maschera viso in tessuto, anche ve la straconsiglio. Poi il mitico tea tree, che non può mai mancare per i brufoletti che spuntano, e infatti me ne è uscito uno e devo punzecchiare con questo. E poi come trucco, vabbè, tutti i miei trucchi, questi di Nabla, le tinte labbra nuovi, nuove lucida labbra, l'illuminante, adoro, pazzesco, questo qua è veramente fenomenale. La palette Soul Blooming, che è una delle mie preferite, e poi il fondotinta di Alchemilla, il mascara, anche la cipria, questa qua di Alchemilla è buonissima, anche il mio mitico lucida labbra volubizzante etere. Che cos'altro? Vabbè, anche questa cipria, questo qua con tutti i blush che mi sono composta io, e il correttore, questo qua 03 di Alchemilla, ragazze, anche per coprire le imperfezioni, io me lo porto sempre dietro, infatti per coprire i brufoletti, anche le occhiaie, è ottimo. Comunque vi metto tutti i link nel box informazione, venite su caritashop.com. Central Park, diretto Hotel Plaza. Lady Gaga. Lady Gaga. Abita lì. Ragazzi, siamo a New York. Central Park. Central Park. Andiamo ora. Andiamo. Siamo spersi a New York. Central Park e hot dog. Amore, cosa stai facendo? Eh? Cosa stai facendo? Io vedo la dog e una di queste. Ma come? Sì. Ma no. Hot dog. Famosissimo. È bellissimo questo parco. Se questo primo giorno a New York si conclude con me e Dario che abbiamo comprato un sacco di roba da Whole Foods e ci siamo accorti che è anche molto economico rispetto a quanto lo paghiamo noi. Abbiamo preso un po' questo qua di salmone, gli edamame, vari roll, nigiri, questi involtini troppo belli di verdure e gamberi con la sfoglia di riso, io adoro, e anche questi qua che invece hanno il salmone con tutte queste salsine, adoro, anche questi sono con le verdure, un mare di salsa di soia. E questa praticamente è una composizione, praticamente, scusate, ho tanta fame quindi vado veloce, è una composizione con adoro, praticamente c'è queste insalate con le uova, poi ho messo varie salsine sopra, c'è la quinoa e queste due sembrano polpette ma sono falafel, quelle per vegan, insomma. Buon appetito amore. Ragazzi, qui siamo a Times Square. Stupendo qui, vero amore? Eccolo, sì. Abbiamo tanto a sonno. Napoli sono le 3 di notte. A Napoli sono le 3 di notte. Scendiamo. Che sonno, vorremmo andare a dormire. Andiamo. Ma dobbiamo. Amore, aspettami. Guardate qua i taxi come sono belli. Sono bellissimi. Ragazzi, io vi giuro sto morendo, c'ho un sonno tremendo. Infatti ho gli occhi proprio a pezzi. Però adesso sono arrivati i nostri amici finalmente, quindi stiamo incontrandoci. Guardate qua, è una meraviglia ragazzi. Una cosa è a vederlo in videocamera, ma essere qui è qualcosa di stupendo. Sembra di essere in un film. Non lo so, però io vivrei qui. Ma dov'è Dario? Ragazzi, vedete Dario da qualche parte? Non so, penso di averlo perso. E qui non ci sono le luci, ma io sono adesso naturalmente illuminata dalle luci qua nella città. È fantastico, stupendo, adoro. Eccolo amore, ho incontrato un ragazzo di New York. Ah, sì. Sì, mi ha detto sei bellissima. Ah, io ho incontrato una ragazza di New York, sì. Che puoi sposare. Addirittura, sì. A te, così combinato. Ragazzi, è stupendo qui. Uscite a vedere. Oh mio Dio.
ragazzi, qui sono le 11 di sera. Volevamo andare da Carlos Bakery, ovvero lì, ma c'era una folla esagerata. Stromboli! Stromboli! Ah, ecco perché! Questa è la 8th Avenue. Adesso stiamo andando a prendere un drink troppo buono che abbiamo visto particolarissimo. Adesso vi faccio vedere. Qui c'è un casino, qua non si dorme mai. Però New York è anche molto sporca, devo dire. Questa cosa mi ha stupito e mi ha lasciato un po' perplessa. Wow! Thank you. Enjoy. Bellissimo, troppo particolare. Enjoy. E le cannucce? Ah, te le do. La città dei colori, dei rumori e dei colori e dei colori e della musica. Guardate. Wow, di là dobbiamo andare. Non abbiamo per niente fame oggi, vero amore? No, siamo a dieta. Abbiamo preso un egg toast con le uova, poi abbiamo preso questo qua, un wrap con la fesa di tacchino, penso sia cotto. Mia amore ha preso questo che divideremo il cookie, cappuccino, spremuta. Qua abbiamo un bel muffin, questo che è? Napoleon cake. Una mille foglie sembra. Pancake, muffin e quello che resta di un Turkish toast. Buon appetito! Oggi abbiamo fatto shopping e mi sono comprata queste cose che mi sono appena messe addosso. Allora, praticamente queste nuove Nike fighissime, dorate, adoro ragazze, sono stupende. Vabbè, poi vi farò il video, ma sono stupende tutti gli acquisti. Questa tuta bellissima, è stupenda. Ragazze, vi giuro, è pazzesca questa tuta ed è praticamente corta così, è bellissima. E poi mi sono messa, ovviamente, metto a favore di luce. Allora, come tinta sulle labbra mi sono messa questa qua, che è praticamente la nuova, quella di Nabla, che si chiama Lysergic Red, che trovate ovviamente su caritashop.com. E poi mi sono messa i miei mitici gioielli Carita Jewelry. Allora, gli orecchini lobo cuore che abbiamo rifornito assieme a quelli stella che aspettavate da una vita. Mi sono messa la collana con il choker cuore e ho abbinato anche il cornino con gli orecchini. Quindi vedete, ho fatto questo abbinamento mettendo sia i cerchietti che gli orecchini e viene bellissimo come abbinamento. Adesso devo fare una bellissima, ecco, praticamente c'era qua la luce tutto il tempo, ho fatto vabbè di là, vabbè, comunque ecco, questi sono gli orecchini, è bellissimo l'effetto, vedete, anche doppio, è bellissimo tipo così, vedete, è molto molto bello. Yeah, ragazzi, ho una fame, qua mangiamo sempre, sono ingrassata tipo 10 kg. Vabbè, andiamo amore, è che mio amore ha fatto shopping. Carlos Bakery, finalmente siamo riusciti a entrare. Crazy. You can call me whatever you want. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy?